esiste un senso della giustizia che ha come base delle regole assolutamente particolari che sono privilegio, furbizia, insomma, chi ha di più, chi è più potente, chi è più forte, chi è più furbo, magari anche chi è più intelligente, ma anche chi è più intallazzato, ha maggiori possibilità di tutti gli altri. Si tratta di regole anche in questo caso, no? Sono delle regole che organizzano la società in un modo piramidale, più si sale e più diritti e meno doveri esistono, più si scende, più doveri e meno diritti esistono. Che è un modello che è esattamente l'opposto di quello previsto dalla nostra Costituzione, secondo cui chiunque è titolare di diritti fondamentali e questi diritti fondamentali, oltre che essere riconosciuti, vanno anche tutelati dalle istituzioni, le quali sono pure impegnate a fare in modo che quell'altro principio base della nostra Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, vedete che è esattamente l'opposto della regola del privilegio. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, sia un principio non soltanto scritto sulla carta, ma sia un principio effettivo.